Ben ritrovati ragazzi, oggi siamo di nuovo sull'Etna, sto facendo questa bella salitina, non è lunghissima però ha una bella pendenza, speriamo che ci sia anche un po' di visibilità perché il punto dove vi voglio portare è meraviglioso, si gode di un panorama fantastico, vedrete, speriamo di essere fortunati. E ho fatto questa uscita per prendere chiaramente un po' di aria fresca e per testare anche la mia nuova action cam, la DJI Osmo Action 4, che ho comprato da poco in sostituzione della GoPro, ma questo sarà argomento di un video dedicato sulla Action 4. Invece oggi ne volevo approfittare per parlarvi di questo accessorio, questo collare che sto trovando molto utile, quindi se siete interessati venite a farmi compagnia, andiamo. In questo momento sto utilizzando proprio questo collare, ho montato su la DJI Action 4 e come potete vedere si ha una prospettiva interessante perché rispetto a una pettorina al chest mount è una visuale più rialzata, quasi diciamo arriva all'altezza del mento, un pochettino più giù, e questo consente di avere un angolo di ripresa simile a quello che ha un uomo quando è in piedi. Oltretutto è anche più comodo da indossare e da togliere rispetto alla pettorina, e questo ora poi ve lo faccio vedere. Ah, sono contento che ci sia anche un po' di vento, così testiamo la sensibilità del microfono. Ci devono essere stati un pochettino di crolli l'ultima volta. Guardate i vari strati di lava, incredibile. E quindi testiamo anche la validità di questi microfoni integrati della Action 4, anche se ripeto oggi non è la giornata in cui dobbiamo parlare dell'Action 4. Invece vi faccio vedere una cosa molto interessante, quel monticello lì ricco di vegetazione in realtà è Monte Calanna. Monte Calanna quindi è il vecchio edificio vulcanico, cioè l'Etna centinaia di migliaia di anni fa, se non sbaglio questo è 300.000 anni fa, era lì l'edificio vulcanico, poi si è spostato verso nord-est e questo è quello che rimane di quell'edificio vulcanico. Guardate che luoghi, lì già si intravede il sud-est e lo spettacolo che ci attende tra poco quando scollineremo. Guardate questi faggi secolari come sono cresciuti a ridosso di questa scarpata. Già da qua potete avere un'idea dello spettacolo. Allora, sono dovuto riscendere perché là sopra c'era un po' troppo fresco e venticello, quindi avevo paura che venisse disturbata anche la registrazione, infatti ho montato anche il microfono esterno per sicurezza. Quindi ci siamo riposizionati qua, che comunque la visuale non è male, come potete vedere. Allora, parliamo di questo accessorio della PGY Tech. Questa è un'azienda che conosco discretamente bene perché ho diversi loro accessori. Ho delle piastre con aggancio e sgancio rapido per la fotocamera, anche per altri accessori, e ho anche un sistema di aggancio e sgancio rapido proprio per le action cam, e di questi poi eventualmente avrò modo di parlarne in video dedicati. Quindi oggi parliamo esclusivamente di questo collare. Devo dire che mi sto trovando bene, l'ho voluto testare perché ho posseduto anche la pettorina, il chest mount. È utile indubbiamente, però per il mio tipo di utilizzo ho visto che in determinate situazioni non era l'accessorio ideale, e vi spiego il perché. In determinate situazioni, non lo so, se bisogna nel mio caso fare una ripresa mentre sono sullo scooter, sulla moto, o semplicemente mentre cammino quando faccio un'escursione, l'angolo di ripresa, diciamo la visuale
che si ha con la pettorina mi sembra un filino troppo bassa, soprattutto quando con lo scooter mi è capitato di fare dei filmati, la visuale era veramente troppo bassa, e anche con un braccetto di estensione che comunque poi introduce instabilità eccetera, rimanevo sempre troppo basso e vedevo più che altro il cruscottino del il manubrio, ma non bene la strada. Piazzarla sul casco era troppo alta e quindi ho cercato un accessorio che replicasse, diciamo, quasi l'angolo di vista, la prospettiva dell'essere umano, e questo è quello che si è avvicinato di più. Ho visto che ce ne sono diversi, della Small Rig, Telesin, Ulanzi, queste sono le aziende che generalmente fanno accessoristica nel mondo foto e video, e sono tutti quanti carini e si equivalgono bene o male. Le prime versioni forse non erano perfette, adesso hanno incominciato a migliorarli, però quello che mi è piaciuto di più è stato proprio quello della PG Waytech, e adesso vi spiego perché. Uno dei motivi per cui ho scelto questo collare della PG Waytech rispetto all'omologo Telesin, Small Rig, Ulanzi è innanzitutto la manifattura. È fatto veramente molto bene, ha un'anima all'interno bella spessa e il silicone esterno è veramente piacevole. Considerate questo, dovete indossarlo anche per lunghi periodi e quindi possibilmente nella stagione calda anche a diretto contatto con la pelle, e quindi il fatto che sia così buono, liscio, morbido è una cosa da considerare attentamente con questo tipo di accessorio. Una delle caratteristiche che me l'ha fatto preferire è innanzitutto il sistema che loro chiamano Caps Lock, è questo sistema con aggancio e sgancio rapido ed è comodissimo, ragazzi. Potremo molto velocemente passare da un accessorio all'altro senza dover svitare e avvitare quelle noiose viti che generalmente abbiamo con le GoPro. Diciamo che con DJI, fortunatamente, grazie al sistema magnetico, hanno risolto un po' questo problema, però certe volte anche il sistema magnetico può non essere immediato se abbiamo le dita magari un po' infreddolite, se c'è poco spazio per premere le due alette. Anzi, adesso ve lo faccio vedere, ecco qua, come vedete questo è il sistema della DJI, che già dalla, mi pare dalla 3 sicuramente, non so se dalla 2, magneticamente vedete ci sono questi due gancetti, mollettine, si premono e poi c'è un magnete che appunto assicura. È un sistema fantastico, uno dei motivi per cui poi ho acquistato anche l'Action 4, sembra assurdo ma vi garantisco che di una comodità incredibile. E a parte questo, appunto, quindi si potrebbe già sganciare così la Action se avete chiaramente una DJI. Quello che vi dicevo invece è questo supportino che viene in dotazione con il collare, come vedete ha il piedino che si va a inserire esattamente qui all'interno, è dotato di un pulsante di rilascio e quindi è semplicissimo, basta inserire e il gioco è fatto. Non potrà uscire mai perché c'è questo pulsante, no? Che blocca eventualmente il rilascio, come vedete un attimo. Altro motivo che mi ha fatto propendere per questo modello è il fatto di avere qui un pulsante, va bene, di sgancio per allargare, no? E inserire al collo questo collare, e ce l'hanno tutti quanti, però molti collari dei competitor non hanno questo bel sistema che io trovo molto più sicuro. Quindi premete e sganciate, vedete, assomiglia ai catenacci, diciamo, per le biciclette, mentre ho visto altri modelli di altri collari di altre aziende che francamente mi sembravano meno sicuri da questo punto di vista. Hanno un sistema magari a slitta che è difficile da inserire quando ce l'hai al collo, questo invece è semplicissimo, basta centrare il buco e spingere. Quando dovete rilasciare premete e sganciate. Questo è un altro punto a favore di questo collare. Infine, un altro elemento importantissimo, ragazzi, che consente a questo prodotto di assomigliare, di avere le caratteristiche anche della pettorina, un po' se vogliamo, sono queste due alette. In realtà sono degli occhielli che servono per
inserire, adesso ve lo faccio vedere, questa cinghia con il velcro, ed è una cosa veramente interessante. Quindi se dovete utilizzarlo in attività non molto movimentate, potete fare a meno di questa cinghia. Se invece fate delle attività più movimentate, magari siete in bicicletta o comunque state correndo, ecco che l'utilizzo di questa cinghia è fondamentale. E adesso vi faccio vedere. È semplicissimo, ci sono queste stringhe con il velcro e quindi si posizionano una da una parte e una dall'altra. Quindi indossate il vostro collare, come vedete è semplicissimo, inserisco dentro il buco, fa lo scatto. A questo punto avete la cinghia in questa posizione, premete il pulsantino, la passate dietro, è elastica ovviamente, quindi si adatterà alla vostra stazza, alla vostra corporatura. Io già l'ho regolata per le mie misure e come vedete è comodissima. Questa serve a tenere in posizione la nostra action cam, e anche se facciamo dei movimenti, dei saltelli, delle vibrazioni, scendiamo, saliamo, la nostra action cam rimarrà perfettamente salda al petto. Quando non ci serve più, eventualmente anche per rimuoverla, basterà premere. Qua abbiamo il pulsante di sgancio e come vedete rispetto a una pettorina tradizionale è molto più veloce e più pratico e soprattutto più duttile, perché ho più possibilità di utilizzo. Tra l'altro questo potrebbe essere utilizzato anche come una sorta di base d'appoggio, se lo vogliamo mettere magari a terra, insomma si piega in un determinato modo e fa da mini treppiedi. Diciamo per questo utilizzo non è il massimo, più che altro perché è abbastanza morbido, quindi soprattutto come in questo caso ho montato la gabbia sempre della PG Weightech, ve ne parlerò in un video dedicato, va a introdurre un po' di peso inevitabilmente e quindi come vedete poi si piega da solo. Quindi più che altro potrebbe essere utile da appendere su un ramo, quindi questa magari la mettete così, si appende a un ramo e vi autoriprendete se non avete magari il treppiedi, quindi questo è un altro possibile utilizzo del collare. Infine anche la rimozione stessa della cinghia è velocissima grazie a questo velcro. Uno. E due. E così abbiamo soltanto il nostro collare. C'è una bellissima atmosfera ovattata, come vedete le nubi pian pianino mi stanno avvolgendo. Va bene ragazzi, credo di aver detto tutto quanto, non c'è altro da aggiungere su questo interessante accessorio. Vi sto parlando del PG Weightech perché, come vi ho detto in precedenza, è un'azienda che conosco ormai da tempo. Il video non è minimamente sponsorizzato, purtroppo tutti gli accessori e anche altre cose me le compro io, quindi è soltanto una considerazione onesta di quella che è la mia esperienza. Ancora ce l'ho da poco, ma già per quegli utilizzi ho visto che qualitativamente mi sembra molto valido. Quindi se state valutando un collare, eventualmente potete anche rivolgervi ad aziende come Telesin, Smorrig, Ulanzi, ce ne sono davvero tante. Però questo secondo me, per i punti che vi ho appena detto, ha un vantaggio sugli altri secondo me, e il prezzo siamo bene o male lì. Detto questo vi do appuntamento, innanzitutto vi ringrazio se siete arrivati fino a questo punto, se non siete ancora iscritti e vi piacciono questi contenuti, li trovate utili, magari considerate di iscrivervi, di mettere un like a questi video e se vi fa piacere anche condivideteli, questo aiuterà il canale a crescere ovviamente. Non mi resta che salutarvi, darvi appuntamento ad un prossimo video. Da Nicolo Cavallaro e dall'Etna tanti saluti, ciao!